Cari amici, 8 del mattino, Bali, spiaggia abbastanza sperduta, in uno dei posti poco turistici di Bali. Sapete, Bali è un po' un amore e odio verso Bali, se è la quarta volta che vengo. E diciamo ci sto anche mettendo una sorta di base, per mille motivi che non vi sto qui a raccontare. Ma Bali è odiosa perché è piena di turisti, cioè è un'isola meravigliosa con una cultura bellissima, con un amore verso le loro tradizioni infinito, e allo stesso tempo è piena zeppa di turisti o di imprenditori o pseudo imprenditori o fuffaroli o truffatori, perché in realtà poi Bali è un po' la Mecca di un sacco di cazzari e di un sacco di gente che fa truffe al paese loro, che non potrebbero tornare nei loro paesi, Italia compresa. Ne conosco diversi purtroppo, e quindi finiscono a Bali per evitare di essere carcerati, portando soldi che ovviamente a Bali fanno comodo. Allo stesso tempo Bali non è così grande, le strade sono piccole, non sono fatte per mantenere tutta sta gente, e si riempie di traffico, di turismo, ci vuole tantissimo tempo per spostarsi. Per cui per questo è abbastanza odiosa. Ci sono però alcune parti come questa, che non vi dico qual è, perché dopo magari diventa turistica pure questa, incazza tutto, dove non c'è quasi nessuno. Se questa è una piccola spiaggia di pescatori, direi, con queste barche particolari, questi semi-catamarani, e non c'è veramente nessuno. 8 del mattino, 8 e mezza del mattino, non c'è assolutamente nessuno. Oggi è una giornata un po' uggiosa. E per cui, di fronte a questi spettacoli della natura, con gente comune, con gente che agli occhi di un occidentale può sembrare povera, perché i pescatori hanno passato la notte, lì ce ne sono alcuni appena rientrati, hanno passato la notte con queste barchettine nell'oceano e sono tornati a riva oggi con una cesta di pesci, e gli basterà probabilmente per sfamare la loro famiglia, vendersela a 4 soldi a qualche ristorantino turistico e campare un altro giorno. Ma sarebbe da chiedersi che cos'è la vera ricchezza, cioè avere milioni, a volte trilioni, e non avere il tempo neanche di godersi un posto del genere, o avere lo stress dell'avere e del gestire i soldi, la paura di averne troppi e di non farti rifottere, o di farne sempre di più, oppure non avere quasi nulla, ma avere tutta la felicità del mondo, avere una vita serena, tranquilla, in un posto meraviglioso, senza dover stare appresso a pensare alle tasse, all'impresa, al trading, ai like. Chissà se questi pescatori hanno il loro profilo Instagram oppure no. Chissà se la nonnina che prima si è caricata sulla testa una cesta di non so quanti chili di pesce avrà bisogno della gratificazione immediata dei like, oppure forse avrà bisogno solo del sorriso dei suoi nipoti quando gli farà il suo pesce arrosto questa sera. Chissà qual è la ricchezza vera e chissà chi ha ragione alla fine. Forse nessuno dei due, forse la verità sta un po' nel mezzo, come sempre. E quindi niente, con questa mattina che non so che cosa dire, perché mi ero portato il microfono, ho detto vabbè, siamo in questo posto, diciamo qualcosa, ma fondamentalmente non avevo niente da dire, volevo semplicemente godermi questa spiaggia meravigliosa. Per cui è una digressione che condivido con voi, che non ha un fine, non ha un inizio, non ha una fine, ma segue semplicemente il flusso dei pensieri. Ma sapete benissimo che quando si segue il flusso tutto accade perché ha un motivo, e quel motivo lo troverete dentro ognuno di voi. Condividetemelo dopo che l'avete trovato, mi raccomando.